Gloria al tuo nome, Signore. Abbiate fede nel Signore, cari. Non pensate che abbiamo solo questa vita e così ci accontentiamo di goderla al massimo, perché alla fine giungerà la morte. E la gioia, la felicità di questa vita e tutto ciò che porta a questa vita un giorno finirà. Ma quello che ti offre il Signore, Gesù Cristo, vivrà in eterno. Ecco, acquista una vita che rimarrà per l'eterno, perché il Signore oggi ti sta chiamando. Date la vostra fede a Lui, a Gesù Cristo, all'unico che tornerà dal cielo per giudicare il mondo, all'unica che ci chiede obbedienza, cari. Perché Gesù 2000 anni fa venne su questa terra, cari, come il Salvatore del mondo. Vi ricordate di Gesù, Signore? Vi ricordate del Salvatore che è morto sulla croce? Vi ricordate di colui che ha portato su di sé i peccati del mondo? Ricordati ancora che anche tu fai parte in questo mondo. Il Signore è morto anche per i tuoi peccati e ti vuole liberare dal peccato. Il Signore vuole darti un'opportunità di riceverlo, perché solo nel suo nome tu avrai la speranza di una vita che non finirà mai. Ecco perché tanti uomini vivono nella delusione, perché stanno sforzando con le sue forze, con le loro forze, di raggiungere una cosa che non è appartata a loro. Tanti uomini accumulano delle ricchezze, fanno dei castelli, fanno dei interventi vari sul proprio corpo per tornarsi indietro negli anni, ma non è che qualcosa cambierà il tuo destino, perché il destino di questa carne è la morte. Per questo, quando si predica il Vangelo, cari, il Vangelo parla di una vita eterna, non si rivolge a questa vita. Quando Gesù predicava il Vangelo, Gesù predicava la vita eterna, non questa vita, che per tanti è finita e per tanti altri finirà. Ma Gesù ha predicato una vita che non finirà mai. E oggi vi sta ricordando che siamo alle porte di questa vita, cari. Siamo alle porte, perché il Signore, come è fedele, nella sua parola ci ha dato degli indizi che anticiperanno questo avvenimento, l'avvenimento della fine di questo mondo malvagio. E tutti questi indizi ci stanno adempiendo. Tante carestie, tante malattie. Guardate, cari, malattie nuove che stanno inventando. Stanno uscendo malattie nuove. Tanta malvagità nel cuore dell'uomo. E tutto ciò viene dal diavolo, viene dal Satana, che vuole far smarire il mondo, vuole far perdere la speranza dei uomini per ricevere il dono della vita eterna. Di che cosa è occupato la tua mente oggi? Di che cosa sei occupato, caro, nella tua vita? Di avere un posto migliore nel tuo lavoro? Di fare carriera nella tua vita? Di accumulare denaro per comprare questo e quest'altro? Di che cosa sei occupato in questa vita, caro? Di fare tante scuole per acquistare l'intelligenza? E il Signore ti dice in quest'ora che questa non vale nulla. Chi conosce la sua parola acquista intelligenza. La vera intelligenza è a essere obbediente
alla sua parola, a vivere in ubbidienza alla sua parola, cari. Ecco perché il Signore disse che acquisterete la verità e solo la verità vi renderà liberi. Il Signore non dice andate a cercare gli uomini. Il Signore non dice andate nei luoghi cosiddetti santi per cercare speranza, guarigione. Il Signore non dice andate nelle sedute spiritualistiche per avere la liberazione. Tutto ciò è una menzogna. Il Signore dice avvicinati a me, o tu che sei stanco, aggravato e attravagliato, che io darò riposo all'anima tua. Solo Gesù Cristo può dar riposo all'anima tua. Ricordati, caro, che mi senti in questo giorno. Io non lo so quale sia il tuo stato, ma sappia che per ogni malattia, per ogni oppressione, per ogni cosa malvagia che sta accadendo nella tua vita, Gesù Cristo è la risposta. Il Signore ha fatto tal miracolo da secoli e tuttora la sta facendo. L'ha fatto nella mia vita, ha trasformato la mia vita, e per questo ti sta invitando anche a te, caro che mi senti. Il Signore Gesù invita, non obbliga nessuno. È un invito che oggi Lui sta facendo a tutti voi, affinché ognuno sappia la verità e così possa acquistare la libertà. È importante acquistare la libertà del Signore, che tu ti libererai dai tuoi pensieri malvagi, dai tuoi rancori che hai nel tuo cuore. Ti libererai da tante cose che producono il male e che fermano la via al bene. Oggi il Signore ti sta invitando di vivere in ubbidienza alla Sua parola. E il Signore oggi vuole ricordarti che Egli, soltanto Lui ha detto io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È l'unica via, carissimi, è il pentimento dai peccati, è l'abbandono del peccato. È indispensabile che l'uomo si penta dei propri peccati per poter diventare un figlio di Dio. Tanti dicono che siamo tutti quanti figli di Dio. Io vi confesso che questa è una bugia, non è vero. Figli di Dio sono coloro che vivono in ubbidienza al loro Padre. Per questo che oggi, Signore, ti sta inventando di diventare un figlio, di entrare nella casa del Padre, come il figlio prodigo che abbandonò la casa di suo padre, andò in giro per il mondo, ha sparpagliato tutto il denaro con le prostitute, con i divertimenti, e poi un giorno si trovò solo, disperato, deluso da tutte le sue scelte, e poi si ricordasse del suo padre e disse che nella casa del mio padre anche i servi mangiano meglio di me. Allora lui decise nel cuor suo: io tornerò a casa del mio padre, gli chiederò perdono. Udite, carissimi, è l'unica via per incontrare Dio, tornare nella sua casa, chiedere perdono per i propri peccati, come quel figlio prodigo disse: io tornerò a casa di mio padre e gli dirò: padre, perdonami che io ho peccato contro il cielo e contro te. E il padre lo accolse con tanto amore, il figlio che era perso, che era morto. È così che il Padre vuole fare con tutti
quanti coloro che la cercheranno. Ecco perché il Signore disse che io non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. E oggi c'è la speranza, oggi c'è il giorno, il domani, dice il Signore, non ti appartiene. Cercate il Signore finché lo si può trovare, perché c'è speranza di vita eterna nel nome di Gesù, cari. C'è speranza di vita eterna solo nel nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo spezza le catene, libera da ogni schiavitù. Gesù Cristo mi ha salvato, mi ha liberato dal peccato. Per questo ora mi trovo qua a predicare il suo Vangelo, perché la sua parola è potente. La sua parola produce vita. Ogni cosa è prodotto per mezzo della parola. Ogni cosa è creato per mezzo della parola. Ricordatevi come è creato la terra e il cielo. Dio chiamò le cose e le cose furono. Questo è l'unico modo che Dio opera, per mezzo della sua parola. Avvicinatevi al Signore in questo giorno. Non siate ribelli, non indurite i vostri cuori, perché il Signore vi ama, Gesù vi ama, cari. Se voi siete dimenticati del sacrificio che Egli ha fatto per voi, oggi Egli ve la sta ricordando. Io sono morto per te, dice Gesù. Se tu ti sei dimenticato del sangue prezioso del tuo Signore, oggi ti sta dicendo: ho versato il mio sangue affinché tu ti liberi dal peccato. Se le tue spalle sono piegate e si piegano ogni giorno dal peso del peccato, Gesù ti sta dicendo: io sono qui per liberarti da quel peso che ti sta schiacciando. Invita Gesù nel tuo cuore. È gratis, caro, non devi pagare. In ogni luogo di questa terra che noi andiamo dobbiamo pagare, ma Gesù ti sta invitando, è gratis. Apri il tuo cuore a Lui affinché l'opera potente e redentrice possa avere influenza sulla tua vita. Cercatela il Signore finché lo si può trovare, perché c'è speranza nel nome di Gesù Cristo, cari. Non dimenticate che l'amore di Dio cammina a pari passo con la sua giustizia. Dio è amore, come tutti noi diciamo, e dite bene che è vero, ma Dio è anche giusto. Gli occhi di Dio sono talmente puri che non possono sopportare l'iniquità. Per questo il Signore vi vuole ricordare, cari, in questo giorno, che 2000 anni fa Egli è venuto come Salvatore del mondo, ma ancora una volta Gesù ritornerà, ma tornerà come giudice a mettere la giustizia su questa terra malvagia, su malvagità di questa umanità. Non dimentichiamo, cari, che noi facciamo parte nell'umanità. Il giudizio toccherà ogni uomo. Salvatevi, salvatevi cercando il Signore, salvatevi da questa generazione perversa e adultera, dice il Signore. Abbiate fede in Gesù Cristo, Egli ti salverà dal giudizio eterno. Alleluia, gloria al tuo nome. Benedetto sia il nome del Signore. Sono qua, carissimi, nella città di Rimini ancora, in questo mercato, a pregare per l'ennesima volta il Vangelo della speranza, alleluia, perché solo per mezzo della parola
la verità può toccare il cuore degli uomini. Solo per mezzo della parola si può generare vita in questi corpi morti, morti in se stesso. Oh Signore, io sono pieno di gioia e sono molto onorato che il Signore ancora oggi ha potuto usarmi per la sua grazia. A Dio sia tutta la lode, l'onore e la gloria.